Per esperienza personale, lo strumento Pietro Ubaldi 1886-1972 in L'ascesi mistica dice: la maturazione evolutiva dell'umana coscienza porta a un mutamento fondamentale. La sento, la verità di questa affermazione, per esperienza personale, per osservazione di soggetti storici e del movimento delle leggi biologiche. Il fenomeno della catarsi mistica rappresenta un così totalitario elevamento di coscienza che le vie della conoscenza le vengono spalancate. E questo è un aspetto importante del fenomeno mistico che qui stiamo studiando. Prima di affrontare i suoi maggiori aspetti psicologici, etici e religiosi, esaminiamone questo scientifico e gnoseologico. Questi tre gradi di conoscenza, cioè fase sensoria, fase razionale analitica e fase intuitivo-sintetica, corrispondono ai tre tipi di uomo e di coscienza da me altrove descritti e che sono: l'uomo vegetativo, fisico, sensorio, dall'ideazione concreta, mosso dagli istinti primordiali della vita; l'uomo razionale, sottoposto a educazione, psichico, nervoso, utilitario; infine il superuomo, padrone di sé, delle forze della vita, della conoscenza. Il fenomeno dell'ascesi mistica rappresenta la maturazione biologica di questo nuovo tipo di uomo. Avviene ora, in questo punto dell'evoluzione umana, un tale rinnovamento di coscienza che gli effetti sono incalcolabili nel campo psicologico e meritano quindi un particolare esame. Si tratta di una nuova, vera tecnica di pensiero, di un completo rifacimento di metodi di indagine e di orientamenti scientifici.